La crescita per linee esterne costituisce un'opzione che in linea teorica è ricca di effetti virtuosi per aziende ed imprenditori in cerca non solo di internazionalizzazione, ma anche di know-how di prodotto, completamento di gamma, sinergie commerciali, insomma una ricca serie di potenziali, diciamo, effetti virtuosi. E in questo senso si sono moltiplicati in questi anni gli studi che in qualche modo hanno cercato di dare evidenza analitica di questo fatto. Uno su tutti mi viene in mente Strategy Beyond the Hockey Stick, un testo del 2018 che in breve tempo è diventato in qualche modo una sorta di bibbia per i dirigenti d'azienda, dove il tentativo è quello di isolare dei minimi comuni denominatori che accomunano un grande panel di aziende di successo. Ecco, allora in Strategy Beyond the Hockey Stick si vede che da un punto di vista di crescita per linee esterne le aziende che ogni 18 mesi eseguono un'acquisizione di una target avente all'incirca un enterprise value intorno al 30% di quello di bidder, del compratore, rientrano in questo panel, se vogliamo, di aziende eccellenti e che hanno conseguito risultati di successo. Parafrasando, verrebbe da dire che fare M&A, fare operazioni straordinarie, non dovrebbe più dirsi con questo termine italiano, no? Dovremmo togliere la componente di straordinarietà e renderle delle operazioni di tipo ordinario per la crescita e la creazione di valore per l'azienda. Eppure l'M&A non sembra aver ancora esplicato tutto il suo potenziale di creazione di valore nel tessuto imprenditoriale italiano, soprattutto con riferimento alle operazioni volte all'internazionalizzazione. Andando a vedere in un territorio come il Triveneto, uno dei volani, se vogliamo, dell'economia italiana, di operazioni cosiddette outbound, quindi diciamo da bidder italiana che compra un'azienda estera, nel 2021 sono state perfezionate 15 operazioni su un tessuto industriale di oltre 1.000-1.200 aziende con volume d'affari al di sopra dei 50 milioni di euro. Ancora più interessante però in questo senso è vedere come, o meglio, oltre al quanto, a vedere il chi fa questo tipo e porta avanti questo tipo di crescita, di strategia di crescita. E di fatto si vede che delle 15 operazioni outbound di cui parlavo prima, più della metà sono fatte o da società quotate o da società partecipate da operatori istituzionali come fondi di private equity e quant'altro. Diciamo che l'immagine che ne emerge a livello di uso dell'M&A e con particolare riferimento sull'M&A outbound, oggi sembra che l'M&A sia un'attività ancora per pochi e in qualche modo per specialisti della finanza. Io credo che alla base di questo ci sia una sorta di diffidenza o comunque la convinzione che dietro l'attività M&A ci sia da gestire una complessità, ci sia la necessità di possedere una serie di competenze specifiche, risorse, network, know-how che non molti pensano di possedere. E allora ecco, in questa breve lezione mi piaceva di dare 5 elementi, una sorta di breve checklist di ingredienti fondamentali per fare in modo che la ricetta crescita per linee esterne porti i frutti che in qualche modo merita e che è già dimostrato che può portare. Il primo elemento è un'attenta valutazione della capacità finanziaria dell'acquirente. Spesso i processi di M&A non sono vere e proprie mergers, no? Carta su carta, ma richiedono un conguaglio o un investimento finanziario. Ecco allora l'importanza di andare ex ante a determinare qual è la nostra capacità, diciamo, di investimento e eventualmente di indebitamento per finanziare l'acquisizione in modo da circoscrivere il nostro raggio di azione. Questo si può fare innanzitutto grazie al piano industriale standalone della società, in una prima battuta dove, diciamo, in via indiretta la mia capacità di ulteriore leva finanziaria viene in qualche modo espressa. In seconda battuta, una volta identificata la target, ecco che allora al piano industriale standalone di acquirente andrà affiancata quella che è la proiezione economico-finanziaria di target, in modo da avere una figura composita della realtà una volta effettuata l'operazione. Non solo, ma sarebbe bene anche identificare un terzo layer prima di identificare qual è la reale capacità finanziaria e quindi la disponibilità a pagare per l'investimento. Sarebbe opportuno, dicevo, un terzo layer con una identificazione, una stima delle sinergie potenziali derivanti dall'operazione. Ecco allora che a partire da un piano industriale standalone, delle proiezioni economico-finanziarie di target e la stima di eventuali sinergie, io riesco a
proiettare nel futuro qual è una reale capacità, diciamo, di ripagamento del debito o dell'indebitamento che ho contratto per l'investimento, allo stesso tempo tenendo in considerazione i nuovi flussi di cassa che da quell'investimento mi derivano. Diversamente sarebbe come comprare un macchinario e pensare di lasciarlo spento dal giorno 2 che l'ho acquistato. Il secondo elemento, che è ancora un prerequisito, è quello di una buona capacità manageriale, sia in fase di scouting che di execution che di successiva integrazione a valle dell'operazione. Dentro un processo di M&A è molto importante saper prioritizzare, è molto importante saper tempificare e determinare quello che è un giusto in situazione. Qui devo dire, è difficile identificare una ricetta preconfezionata, diversamente non si chiamerebbe management, no, non si chiamerebbe capacità di gestione. Mentre nelle fasi di scouting e di execution dell'operazione, diciamo, si può ipotizzare di essere seguiti da team esterni che in qualche modo possano supplire ad eventuali mancanze di tipo manageriale. Beh, nella fase di post merge, nella fase di integrazione, diciamo che in qualche modo i nodi vengono al pettine e quindi è lì che ci si trova di fronte alla necessità di fare in modo che il valore che ho prospettato questa operazione dovesse creare deve effettivamente essere creato. E parlo non tanto del valore che ho pagato quanto del valore che ho ipotizzato poter essere espresso solo a valle dell'operazione. Viene in mente una storia zen dove a un vecchio saggio a cui chiesero che cosa farai quando e se ti troverai in questa determinata situazione, e lui rispose: te lo dirò quando lo avrò fatto. Il terzo elemento fondamentale è quello della designazione, identificazione di una cabina di regia strategica. Esistono numerosissimi framework, dall'analisi di Pestel alla SWOT analysis, quanti ne vogliamo, tutti volti in qualche modo ad identificare una sorta di situazione relativa al macroambiente in cui la società si trova ad operare ed una serie di capabilities interne, piuttosto che anche mancanze a cui supplire, che in qualche modo devono guidare la ricerca di eventuali target. Che caratteristiche dovrà elencare, dovrà essere in grado di definire la cabina di regia una volta svolta questa indagine di cui ho parlato poco fa? Beh, sicuramente delle caratteristiche della target teorica relative al suo business. Ecco allora che se l'indagine ha identificato un trend di consolidamento in atto nel settore di riferimento, ecco che allora, diciamo, andrò a cercare un competitor, andrò a cercare volumi. Diversamente potrebbe essere importante a livello di caratteristiche di business trovare qualcuno a valle della propria catena del valore, se è emerso che esiste la possibilità di catturare margini a valle senza cannibalizzare quelli già consuntivati. Può essere una strategia che determina la necessità di acquisire in tempi brevi un know-how, una tecnologia di prodotto o di processo per evitare, diciamo, rischi di sostituzione del proprio prodotto. Insomma, una serie di caratteristiche relative, diciamo, al business model della società. Altra categoria fondamentale è quella del pricing tentativo, a cui quel tipo di target dovrà fare riferimento. Nello specifico, a valle di un'attenta analisi della nostra capacità finanziaria, sarà possibile, come dicevo prima, circoscrivere il corrispettivo che noi siamo disposti a corrispondere per un'acquisizione, in modo da restringere il campo e fornire alla cabina di regia operativa delle direttrici di ricerca e di scouting analiticamente determinate sulla base di una ricerca multidimensionale. Il quarto elemento è la identificazione di una cabina di regia operativa. Questo discende immediatamente a ruota da quanto detto poco fa sulla identificazione di una strategia di fondo. Si tratta di identificare, nominare un team interno o, a seconda del dimensionamento dell'impresa, un referente, o anche esternalizzare l'attività. Ma a questo team imporre le stesse logiche che sarebbe normale imporre ad una qualsiasi altra attività o funzione aziendale, quindi con tempificazione e setting di obiettivi precisi. E quindi, diciamo, rimuovere quella componente di straordinarietà di cui parlavamo all'inizio, no? Questa logica di non straordinarietà permetterebbe di tenere in qualche modo momentum, di tenere focus sui contatti in corso, sul numero di target in questo momento sotto osservazione, o nel caso in cui le interlocuzioni con le target precedentemente identificate non fossero andate a buon fine, e attenzione, può succedere, ecco allora la possibilità di alimentare un nuovo nurturing target, in modo da non trovarsi mai ad avere una pipeline non adeguatamente alimentata. Il quinto elemento e ultimo è un'attenzione al processo.
Una volta identificata una target e una volta sondata la possibilità, diciamo, di intavolare una discussione in relazione a una possibile operazione, dobbiamo tenere sempre presente che il processo di conclusione dell'operazione può durare dai 3 fino ai 6, 7, anche oltre i 7 mesi per la sua esecuzione. Ecco allora che il suggerimento è quello di resistere in qualche modo allo skipping, al saltare dei passaggi che sono una sorta di galateo delle operazioni stra o non più straordinarie. Perché se da un lato l'avvio di una interlocuzione informale con presentazione del processo industriale nel quale la target verrebbe coinvolta, la successiva lettera di interesse, la successiva offerta non vincolante, molto dettagliata magari anche prima di aver svolto l'attività di due diligence, la due diligence stessa, la redazione dei contratti, sono tutte attività che sembrano o possono essere viste inizialmente o a prima vista potenzialmente aventi un effetto dilatativo, no? Sui tempi per cogliere l'opportunità. Dall'altro lato tengo a sottolineare l'importanza che hanno nel costruire tassello su tassello la possibilità stessa che la fase successiva del deal, dell'esecuzione del deal, non si areni in una delle numerose zone grigie che un processo complesso porta con sé per collisione di diversi interessi negoziali, sia per, diciamo, difficoltà nel processo puramente tecnico, per esempio di deal shaping o di effettuazione dell'operazione. Ecco allora, ho elencato 5 punti, no? Un'adeguata valutazione della propria capacità finanziaria, un'adeguata autovalutazione sulle capacità manageriali, una istituzione di un'adeguata cabina di regia strategica, una successiva definizione di una cabina di regia di un team operativo e di una attenzione al processo. Ecco allora completato questo breve excursus, questa checklist, se vogliamo, peraltro non esaustiva, di caratteristiche per essere dei buoni candidati a cogliere tutto il potenziale di crescita e di creazione di valore insito in un'attività complessa come quella di M&A.